Danilo Cristoforo, direttore organizzativo della mascherata Ripali Mosani. Ecco, con Mario Tanno noi abbiamo parlato della commedia, la chiamo così, che quest'anno portate nelle varie posate, e protagonista è la Fontana Irma. Ci puoi dire, insomma, in cosa consiste questa nuova lettura di qualcosa che era già, diciamo, stato scritto in passato? Sì, quest'anno un remake della mascherata del 1995, scritta e diretta sempre da Mario Tanno, chiaramente in chiave un po' più moderna, un po' in controtendenza con quella degli ultimi anni, perché avevamo trattato temi piuttosto attuali. Questa invece è un po' più nostalgica, è ambientata, diciamo, alla fine degli anni 40, inizio degli anni 50, e protagonista è chiaramente la fontana, dove le donne attingevano l'acqua. E anche la fontana, diciamo, come metafora di fonte non solo di approvvigionamento d'acqua, ma anche di socialità. Era il punto di incontro fondamentale delle donne, non solo del paese, e qui, insomma, si sviluppavano tante vicende anche carine che poi andremo ad approfondire. Ecco, infatti la fontana che ha orecchie lunghe, che sente un po' tutto, e poi ci sono delle situazioni comiche molto particolari. Sì, questo è il focus della mascherata, ovviamente. Si succedono canzoncine parodiate, sempre simpatiche, e scenette comiche con attori improvvisati e che vengono messe in atto su palcoscenici improvvisati. Quindi è uno spettacolo popolare itinerante che ci porta in giro nel paese e che fa divertire. Danilo, dunque, tu hai ricevuto il testimone da Mario Tanno e adesso sei tra gli organizzatori principali della mascherata. Noi qui ci troviamo a Apotheke da Mascherata. Vabbè, non far caso alla mia pronuncia dialettale, insomma, nella bottega della mascherata, che poi l'associazione, la chiamo così, ma forse non è un'associazione, dove voi organizzate le mascherate. Sì, Apotheke da Mascherata, la bottega della mascherata, è un punto di incontro fondamentalmente di tutti coloro che si sentono vicini a questa manifestazione in qualsiasi modo. Nasce nel 2015 da una piccola rivoluzione che facemmo con Gianmarco Di Lauro, quando prendemmo, diciamo, il testimone da Mario Tanno, per far sì che ci fosse una sorta di magazzino, chiamiamolo così, di costumi da riutilizzare e da mettere a disposizione della manifestazione, ma anche un vero e proprio spazio in cui ci incontriamo per preparare tutto ciò che ha a che fare con la manifestazione. Anche perché la manifestazione, diciamo, è organizzata in maniera certosina, perché tutto ha inizio prima, diversi mesi prima della mascherata vera e propria. Sì, diciamo che probabilmente la mascherata dell'anno successivo inizia ad essere organizzata già il giorno dopo di quella dell'anno in corso, ecco, quindi è un lavoro importante, non facile, perché c'è dietro tanto lavoro. Abbiamo, come dire, prima c'era un lavoro molto accentrato su poche persone. Adesso ci siamo divisi i compiti, ognuno si occupa di qualcosa, poi è chiaro che è necessario che ci sia un autore che scrive la storia, perché la particolarità è proprio questa,
la mascherata è sempre un lavoro nuovo, non si ripete mai. Ecco, gli autori adesso siete voi. Adesso siamo noi e più di qualcuno ha avuto diversi ruoli, quindi io sono stato autore, adesso quest'anno non lo sono, sono all'interno del direttivo della mascherata e l'importante poi è mettersi a disposizione dell'evento. Ecco, voi selezionate, come dicevi, le macchiette, i duetti, le canzoni, assegnate le parti e vedo qui fondamentali sono i costumi, perché qui vedo tanti costumi, vedo anche queste due maschere, un pulcinello e un arlecchino che voi portate in giro, insomma. Sì, l'essenza della mascherata poi è il travestimento dell'uomo in una donna procace, fondamentalmente questo è quello che ci portiamo dietro da sempre, poi i costumi sono andati via via crescendo per quella che è la qualità e del costume stesso, non solo i costumi ma anche tutto ciò che c'è intorno alla mascherata, quindi la comunicazione, la promozione dell'evento, perché ci crediamo tanto e i risultati si sono visti negli ultimi anni, abbiamo portato davvero tanta gente a Ripa. Catalogo, perché il catalogo guardaroba, in questi armadi sono catalogati dei vestiti, dei costumi nel corso del tempo, che sono stati raccolti nel corso del tempo, cioè che cos'è questo scrigno? Sì, dal 2015 con l'aiuto delle ragazze della Bottega della Mascherata, mi viene in mente Martina, Stefania, Annalisa, Francesca, Patrizia, abbiamo fatto un lavoro di catalogazione di tutti i costumi, abbiamo chiesto ai ripesi che avevano partecipato alle edizioni precedenti di donare i costumi che prima venivano fatti in casa, diciamo così, di donarli alla Bottega della Mascherata proprio per riutilizzarli. Sono stati tutti catalogati e vengono messi a disposizione ogni anno per la mascherata, ma non solo per la mascherata, e vengono utilizzati. Cioè, chiunque può venire, magari serve per una festa, per qualcosa, e può chiedere un vestito. Esattamente. Un bimbo, ma anche una donna, un uomo, un po' più anziano, più giovane, ce n'è per tutti. Assolutamente.